All'interno della convenzione con Rivieracqua la manutenzione straordinaria spetta ai comuni, per cui il lavoro deve essere fatto dal gestore, il pagamento avverrà dal comune al gestore. Sono due cose ben diverse. E l'amministrazione è venuta a conoscenza di questo problema intorno al 18 di settembre, da cui immediatamente ha provveduto a fare un'ordinanza per il ripristino della mandata mare. C'è stato un carteggio con Rivieracqua a settembre e successivamente a ottobre. Rivieracqua si è detta in qualche modo disponibile a fare l'intervento, sottoponendolo però a condizioni che non erano di facile soluzione, di facile attuazione. Il comune il primo di dicembre ha fatto una diffida a iniziare i lavori. I lavori non sono iniziati, per cui il comune si è fatto parte attiva ed attenta e il 24 di dicembre in seduta di giunta ha deliberato con urgenza di dare incarico per eseguire i lavori. I lavori sono lavori importanti perché si tratta sostanzialmente di creare una diga con le pompe idrovore, andare a togliere tutta l'acqua per lavorare sui tubi a secco, quindi sostituire la tubazione a secco dopo aver tolto l'acqua, andare anche sotto il piazzale di cantiere, sono lavori piuttosto importanti. Queste tubazioni sono state già richieste dalla Marittima, che è la società che ha preso l'incarico per fare il lavoro, ha detto che ci vorranno ancora circa 20 giorni per l'arrivo del materiale, perché naturalmente non è materiale che si compra al supermercato, per cui ci vuole il tempo per l'acquisizione della fornitura. Fra 20 giorni circa mi dicevano oggi che arriverà la fornitura, poi inizieranno i lavori. La richiesta di autorizzazione per i lavori, che deve essere fatta anche alla Capitaneria oltre che al Demanio, è stata fatta fino al 31 di marzo, ritenendo che da qui al 31 di marzo ci siano giornate con meteo sia atmosferico che marino idoneo, perché è necessario che il meteo, per fare questo intervento, dia una finestra di almeno 10 giorni di mare calmo, per cui diciamo che tutto un insieme di fattori non dipendenti dalla nostra volontà devono cubare insieme. I lavori quindi sono in fase di inizio e si ritiene che entro fine di marzo sia terminato. Il discorso bandiera blu è un tubo di mandata del depuratore, quindi in teoria non dovrebbe inficiare il problema della balneabilità. Si può vedere acqua schiumosa, ma perché è stata lavorata all'interno del depuratore, quindi con reazioni chimiche, ma non è e non dovrebbe essere acqua sporca, bensì acqua già depurata, che è vero che per norma deve andare a 1500 metri, a 30 metri di profondità, bene non ricordo, ma più o meno siamo su queste misure, ma è anche vero che non è acqua che dovrebbe inquinare. Se mai fosse, noi ritroveremmo problemi sulla spiaggia sostanzialmente del parco urbano, perché lì porterebbe la corrente, e ad ora non abbiamo notizie che le analisi non siano andate bene. Grazie. Grazie all'assessore. Consigliere, ha 3 minuti per dichiararsi soddisfatto o meno. Sì, grazie Presidente e grazie Assessore. Sono soddisfatto assolutamente della risposte esaurienti e speriamo nel meteo per far sì che questo problema venga risolto entro marzo. Quindi fa piacere delle risposte date ed era giusto fare un chiarimento viste le notizie uscite in questi ultimi tempi. Grazie ancora. Grazie consigliere, e con questo terminiamo le question time. Un attimo e iniziamo il consiglio comunale.
Bene, quindi è arrivato il nostro sindaco, quindi possiamo aprire la seduta. Invito i tecnici a voler aprire la seduta e poi, una volta aperta la seduta, ognuno col badge. Allora, invito tutti i consiglieri, mancava soltanto il consigliere Gatti, mi sembra, a volersi accreditare col badge. Dopodiché, questa prima seduta, faremo anche un appello nominale, che sarebbe superfluo, perché il sistema ci dice già quelli che sono accreditati se il numero è legale o non è legale, ma per la prima volta noi faremo l'appello nominale, quindi invito il segretario a volerlo, a vorrei procedere. Ilacqua Sonia, Martucci Mario, Maglio Tiziana, Montanaro Giovanni,
Arcella Elisa, Elena Rita, Minasso Roberta, Onelio Nicoletta, Ciccione Daniele, Ornamento Paolo, Motosso Antonio, Landolfi Andrea, Bencardino Martina, Falbo Giuseppe, Baldassarre Orlando, Garibbo Vincenzo, Marabello Laura, Lanteri Luca, Gaggero Gianfranco, assente, Ranisse Antonello, assente, Gatti Monica, Savioli Alessandro, La Monica Davide, assente, Abbo Guido, assente, Chiarina Enrica, assente, Risso Fabrizio, assente, Verde Edoardo, assente, Saluzzo Roberto, Ponte Maria Nella, assente. Numero legale. Grazie segretario. Allora alcune comunicazioni da parte mia. Quando dovete parlare il pulsante sinistro, perché se schiacciate il destro che il microfono diventa verde, non c'è l'audio, serve per le votazioni, non serve per parlare. Quando fate gli interventi, sia gli assessori che i consiglieri, li fate da seduti. Questo per le norme anti-Covid, altrimenti è inutile che abbiamo messo il plexiglass. E poi devo passare a una sfilza di giustificazioni. I consiglieri Ranise e La Monica non sono presenti per impegni lavorativi. I consiglieri Ponte, Risso, Chiarini e Falciola non sono presenti per problemi familiari. Il consigliere Gaggero non è presente per problemi di salute. Il consigliere Saluzzo, che inizialmente sembrava, invece c'è e quindi va bene, è presente. Passerei quindi, in assenza di comunicazioni da parte del sindaco, al primo punto all'ordine del giorno, presa d'atto del nulla osta della Regione Liguria relativa all'approvazione del progetto del piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime, aggiornamento 2020. Il relatore, signor sindaco, prego. Arriva un tecnico. Parlare. Ma comunque sì, adesso cercheremo di capire un attimo questi meccanismi. No, era soltanto per chiedere, prima di iniziare, se è possibile, visto che le pratiche le abbiamo sul tablet e non si riescono ad aprire. Purtroppo io, come penso molti altri, non si sono portati le pratiche stampate, pensando di averle qua, ma non funzionano. Se, mentre il sindaco magari fa la sua spiegazione, si può far controllare un attimo dai tecnici. Certamente sì, invito i tecnici a voler controllare il carico delle varie pratiche sul tablet. Tanto abbiamo la relazione del sindaco, potete farlo tranquillamente. Prego, signor sindaco. Come non rimane acceso? Come mai non c'ho?
Io schiaccio una volta, non ce l'ho. Sì, il sindaco schiaccia, ma non è che può tenere schiacciato sempre. Non c'è la, non ha la... Cioè, se lui non tiene schiacciato, non rimane là. No, tutte e due tasti fa. Ecco, poi ci abitueremo perché l'obiettivo è semplificare. Fino adesso non pare raggiunto l'obiettivo, speriamo di raggiungere l'obiettivo di semplificare. Parliamo da seduti, come ha detto il Presidente, e cercheremo di rendere questo strumento un'agevolazione alla vita dei consiglieri. Tutti abbiamo pazienza capendo che siamo nella fase iniziale, quindi capiamo che c'è bisogno di abituarsi, abituare il sistema, abituare anche i tecnici. E questa pratica riguarda la presa d'atto del decreto regionale che approva l'aggiornamento del PUD, e cioè il progetto del piano di utilizzazione delle aree demaniali, iniziato con l'adozione fatta in questa sala in Consiglio Comunale il 31 luglio scorso. L'iter qual è stato? Approvazione in Consiglio a fine luglio, pubblicazione per 15 giorni per presentare le osservazioni che fossero pervenute dalla collettività, presa in esame delle osservazioni e nuovo passaggio in Consiglio Comunale che abbiamo fatto il 30 settembre scorso, invio in Regione per l'approvazione il 13 ottobre ultimo. La Regione ha inviato il nulla osta al fine del dicembre 2020, quindi una velocità particolarmente accelerata che ci permette di dotarci di questo strumento importante. Oggi siamo in Consiglio Comunale con la proposta
di accettare le lievissime modifiche che sono state richieste, che potremo respingere, confermare le nostre, ma che invece riteniamo che vengano accolte perché sono un chiarimento e un miglioramento del testo. In questo modo avremo una pianificazione aggiornata, dettagliata delle aree demaniali e quindi a disposizione di cittadini e investitori ci sarà uno strumento che definisce con precisione il fine dell'utilizzo di queste aree demaniali e che si integrerà, perché è stato fatto e costruito insieme, col piano dei lidi di cui questa città è stata sprovvista, non lo abbiamo, né mai lo ha avuto. C'era stato un tentativo nel 2013 non concluso, quindi con l'approvazione del piano di oggi delle aree demaniali che abbiamo elaborato insieme al piano dei lidi che è in via di approvazione, noi riusciamo a dotare il nostro litorale di uno strumento urbanistico che ci permetterà un maggiore sviluppo. Sulla particolarità della proposta prosegue l'illustrazione l'assessore Gandolfo. Grazie Sindaco. Dunque, la Regione ha sostanzialmente chiesto di fare quattro piccolissime modifiche di carattere non sostanziale che vi vado a descrivere. La prima modifica chiede che vengano rivisti i numeri, cioè un errore materiale per cui il fronte mare arenile libero, i metri lineari e il fronte mare utilizzato da stabilimenti balneari e colonie avevano un piccolo errore materiale di percentuale. Chiede poi di stralciare tre pagine riguardanti la cartellonistica tipo che si installava sulle spiagge libere attrezzate perché superate. Chiede di aggiungere alle parole dehors, ovunque si trovino all'interno della relazione, chioschi e bar. Quindi dove noi avevamo inserito i dehors, chiedono di specificare che siano anche i chioschi e i bar. Una quarta richiesta ed ultima è quella di inserire che le nuove concessioni demaniali, ai sensi della finanziaria della legge 30 dicembre 2018, della 145, come appunto il comma 689-681 normava, che al termine della consultazione di cui al comma 679, secondo principi e criteri stabiliti dal decreto del Consiglio dei Ministri previsto al comma 680, siano assegnate le aree concedibili ma prive di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, quindi un addendum a quello che noi avevamo già scritto sulla norma ma più specifico. Direi quindi quattro modifiche assolutamente non sostanziali e con i miei anche personali complimenti al Sindaco e agli uffici chiedo al Consiglio di pronunciarsi su questa pratica. Lo chiedi tu. Grazie al Sindaco e grazie all'Assessore Gandolfo. Intanto dichiaro aperta la seduta, potete prenotarvi, per adesso non ci sono prenotazioni. Volevo anche dire che io avevo giustificato la consigliera Ponte perché pensavo non fosse presente, invece la consigliera Ponte è qua e quindi vabbè, è stata una giustificazione gratuita, siamo felici che lei sia qua. E la discussione è aperta, chi vuole prenotarsi lo può fare. Sapete come fare per prenotare gli interventi? Perché per ora non vedo. Se non ci sono prenotazioni, andiamo direttamente alle dichiarazioni di voto. Non ci sono prenotazioni, quindi andiamo alle dichiaro chiusa la discussione.
Ok, così grazie Presidente, rompiamo anche un po' il ghiaccio nei consiglieri. Allora, in merito a questa pratica, intanto saluto gli assessori, i colleghi consiglieri e il signor Sindaco. Devo fare i complimenti perché in 6 mesi siamo riusciti a ottenere un parere favorevole della Regione e mi ricordo bene che due amministrazioni scorse, quella mi sembra con Strescino e l'assessore Paolo Re, avevano provato e ottenuto e avevano anche avuto da parte del Consiglio Comunale il consenso, ma la Regione in quel contesto non diede l'autorizzazione. Questo è per me fondamentale. Il nostro litorale ha bisogno di avere questo piano urbanistico adeguato e darà maggior impulso e un rilancio su tutto quella che è la zona demaniale. Quindi a nome di Obiettivo Imperia voteremo favorevolmente. Grazie. Grazie consigliere Ciccione. Altre dichiarazioni di voto? Non ne vedo, quindi potremmo passare direttamente alla votazione che adesso sapete non si fa per alzata di mano ma si fa elettronicamente. Non lo so. Sì, ma... Sì, la votazione è aperta, certo. Dai, su, lo vedete il tastino? Schiacciatelo, lo vedete? Spiegalo da ogni passaggio, magari ogni passaggio spiegalo. Spiega ogni volta, per votare, sapete lo scrivino? Spiega ogni volta. Sullo schermo vedete che c'è a favore, contro, astenuto, non voto. Per favore schiacciate a favore, contro o astenuto. Ok, c'era ancora un non voto che adesso è arrivato. Allora la votazione adesso è chiusa, vediamo i risultati. 23 favorevoli, 4 astenuti, 7 non sono presenti, quindi la pratica è approvata. Seconda pratica all'ordine del giorno, acquisizione aree ex Dime da RFI a favore del Comune di Imperia, approvazione schema contratto definitivo. Relatore, signor Sindaco, ricordo, signor Sindaco non ha 5 minuti per poter fare l'illustrazione, ma ha il tempo che ritiene necessario. Io devo cambiare. Glielo dici così imparano. E continua a partire, i 5 minuti per il Sindaco, ma il Sindaco non ha 5 minuti. Che ritiene necessario per la pratica. Va ristabilita la riunione perché qua dice nessuna riunione. Non mi vedo là. Voglio vedermi.
ferroviaria fra San Lorenzo al Mare ed Andorra. In vista di questo passaggio, l'amministrazione comunale di allora partecipò al bando periferie e sottoscrisse in data 5 agosto 2016 un protocollo d'intesa con RFI che garantiva al comune l'uso delle aree dismesse del tracciato ferroviario per realizzare una pista ciclopedonale. L'11 maggio 2018 ci fu un'intesa quadro di massima tra Regione Liguria, RFI, Ferrovie dello Stato e i comuni interessati, che prevedeva l'utilizzo del sedime ferroviario dismesso ai fini della realizzazione di piste ciclopedonali su tutto il territorio della ferrovia trasferita a monte e attraverso quindi successivi e specifici accordi da parte dei comuni. Con l'insediamento di questa amministrazione sono stati innumerevoli gli incontri, sia di persona sia nell'ultimo anno da remoto, con ferrovia, regione e comuni interessati. E si è arrivati ad una prima importante decisione, e cioè che le ferrovie avrebbero fatto e definito gli accordi con i singoli comuni, perché diventava impossibile andare a ragionare su una consegna di tutte le aree, dismesse, anche con gli altri comuni che non avevano nulla da poter offrire. Fra l'altro abbiamo dovuto chiarire, questo è importante che i consiglieri lo sappiano, abbiamo dovuto anche chiarire che non era possibile pensare che Imperia si facesse carico con il suo contratto definitivo con le ferrovie anche delle parti dismesse delle ferrovie negli altri comuni, quelli del Dianese, fino ad arrivare ad Andorra. Perché, d'altra parte, l'intesa fatta l'11 maggio 2018 era un'intesa di larga massima. Proprio in questa sala qua, due incontri consecutivi con RFI, Ferrovie dello Stato e Regione, si è concluso che intanto Imperia, che aveva ottenuto su richiesta dell'amministrazione un finanziamento per la pista ciclabile, ciclopedonabile, partiva con la sua area. Così è stato. Siamo arrivati quindi in Consiglio Comunale qui il 25 maggio del 2020 con l'intesa per la consegna intanto delle aree con questo accordo che è stato portato poi l'8 giugno a contratto di inizio lavori dopo una gara europea fatta. Questa intesa che quindi si è riusciti a definire in via anticipata e che ancora oggi sarà oggetto di un emendamento presentato da alcuni capigruppo con un'ulteriore piccola modifica della carta, con un emendamento che sarà presentato dopo, perché il lavoro è stato enorme per far sì che il Comune potesse acquisire non soltanto le aree dismesse per farla ciclabile, ma anche le altre importanti aree che ci sono per garantire una cucitura migliore fra la pista ciclabile e la città. Con questa operazione abbiamo acquisito ulteriormente l'area dei Giardini Winter di Porto Maurizio, che è particolarmente significativa e che sarà oggetto dell'emendamento poi presentato, perché con la cartografia e quindi con un errore di cartografia ne veniva presa per il comune soltanto 2/3 e non il totale, mentre invece li vogliamo tutti al comune, e così abbiamo concordato con le ferrovie, per cui ci sarà dalla parete a ponente della stazione ferroviaria di Porto Maurizio una distanza di 6 metri
anziché 12 di pertinenza delle ferrovie e il resto invece sono acquisiti al patrimonio del Comune. In cambio, se così si può dire, la parte posteriore della stazione di Oneglia, che era proprio limitrofa alla stazione, per una parte viene invece lasciata alle ferrovie dello Stato perché è compatibilissima col passaggio nostro sia del bus elettrico, sia della pista ciclabile, sia della, sia della pista pedonabile. Non solo, in quell'area si sta valutando, e vedremo in quale momento farlo, quanto abbiamo visto ed emerso, e sarà oggetto dell'ultima pratica di questa sera, in una delle proposte presentata dal consigliere Abbo di individuare la possibilità di una piccola bretella in discesa che dalla rotonda delle carceri possa inserirsi direttamente giù. Tutto questo è compatibile con il progetto che abbiamo definitivamente approvato, di cui si è già parlato in Consiglio Comunale. Con oggi noi passiamo da una consegna anticipata che ci ha permesso di partire con i lavori, passiamo invece all'approvazione del contratto definitivo fra noi e RFI. Oggi con questo atto, se approvato, avremo un contratto definitivo di permuta fra noi e le ferrovie. Questi sono i concetti principali. Questa permuta significa che interessano quasi 140.000 metri quadri e fabbricati per complessivi 1.000 metri quadri circa, come meglio specificato nella bozza di contratto definitivo che voi avete. Questo è in grande linea quello che è il succo, il motivo dell'approvazione oggi del contratto definitivo. In questa occasione, ancora poche parole, in questa occasione devo dire che i lavori che stanno andando celermente avanti da San Lorenzo fino al Prino si trovano già con un primo problema, che è quello che il collegamento, e ci è stato chiesto aiuto da parte del Comune di San Lorenzo, il collegamento con San Lorenzo dobbiamo fare gli aiutanti, perché si trovano in una posizione più alta e dobbiamo trovare il modo di conciliare meglio il rapporto con loro, perché la progettazione che avevano impostato aveva delle lacune, ma è in via di risoluzione. Così come nella nostra gara, come sapete, è previsto che il progetto esecutivo definitivo è a carico del vincitore della gara. Sono stati fatti un'enormità di sopralluoghi, i sopralluoghi sono stati effettuati quasi conclusivi, in settimana entrante sarà conclusiva, le cose in più che dobbiamo mettere, le cose in meno che si può fare a meno di fare, per garantire che il percorso possa essere completato nei tempi più celeri. E fa parte questo di quanto previsto dalle deliberazioni e dal contratto fatto con l'impresa vincitrice. Per quello che ha a che fare con il sedime, che è la polpa dell'accordo di permuta con le ferrovie dello Stato, e cioè l'area del deposito merci, che è vasta, della stazione, ex stazione di Oneglia, l'assessore all'urbanistica spiegherà ora, per dare maggiore condivisione ai consiglieri comunali, cosa è questo accordo, che è la conclusione di quello previsto nella prima intesa dell'11 maggio 2018. Quindi la parola la lascio a proseguire al vice sindaco assessore all'urbanistica Fossati. Sì.
Per favore, potete dare la linea al vice sindaco Fossati? Il tempo c'è, ma la parola non ce l'ha il vice sindaco. Adesso sì, perfetto, grazie. Sì, grazie Presidente, signor Sindaco, colleghi assessori e signori consiglieri. La pratica che ha presentato adesso il Sindaco è una pratica fondamentale perché, come ha evidenziato il primo cittadino, determinerà l'acquisizione definitiva in proprietà al Comune di Imperia dell'area dell'ex dime ferroviaria. Sottolineo in proprietà perché voi sapete che il resto della pista ciclabile, il sedime di proprietà di una società che è Area 24, mentre per quanto riguarda il Comune di Imperia il sedime sarà di proprietà del Comune appunto. È importante anche perché sostanzialmente non comporterà l'acquisizione su un esborso di denaro, ma la contropartita è una contropartita urbanistica, come vedremo adesso, comporterà una riqualificazione delle aree ferroviarie molto significativa, prevederà la contropartita urbanistica dei volumi nei limiti di quanto previsto dal piano regolatore vigente, quindi non si è andati nella direzione che taluni ventilavano di un aumento di volumetria, un atteggiamento premiante nei confronti di RFI rispetto a quanto previsto dal PRG vigente, si è rimasti in questi limiti e direi forse al di sotto di questi limiti. Vengono anche definite in questa bozza di contratto le funzioni previste, chi conosce la norma di piano vigente è previsto un indice volumetrico ma non le varie funzioni, sostanzialmente in quella zona in base al piano regolatore si potrebbe fare qualsiasi cosa, nell'accordo si prevedono già delle quantificazioni delle varie funzioni ipotizzate. È importante anche, io credo, che si preveda il recupero con funzioni recettive, con destinazioni recettive delle due stazioni storiche che sono molto belle ed è importante che rimarranno di proprietà delle ferrovie ma avranno una destinazione turistico ricettiva. È anche importante, io credo, che comunque con questa pratica, se l'operazione urbanistica che RFI propone e tramite un soggetto attuatore necessariamente terzo, immagino, andrà a buon fine come tutti auspichiamo, si andrà anche a riqualificare un'area importante della nostra città, andare a ricucire la città in quell'area che adesso è sostanzialmente una zona abbandonata e in degrado. L'accordo, voi l'avete visto, è un contratto abbastanza articolato, non semplicissimo, perché i rapporti ovviamente non sono semplici. Prevede in buona sostanza la cessione delle aree, in contropartita una valorizzazione delle aree che rimarranno di proprietà di RFI e poi c'è tutta stabilita delle tempistiche molto vincolanti anche per il Comune di Imperia, proprio perché per dare dei tempi certi di intervento al soggetto che fosse interessato a dare attuazione a quelle previsioni urbanistiche. Voi avete visto nella delibera e nella bozza di contratto, RFI è proprietaria dell'area ex stazione di Oneglia, sono 33.200 metri quadri, di ulteriori 16.250 metri quadri nella stazione di Porto Maurizio, dei 139.000 metri quadri circa del sedime della ferrovia, dell'ex ferrovia, e di 4 fabbricati che sono sostanzialmente dei depositi molto belli, tra l'altro molto interessanti anche dal punto di vista architettonico, che sono nella stazione di Oneglia. Il contratto prevede che RFI cederà a Imperia tutta l'area del sedime della ferrovia, quindi 139.000 metri quadri circa, e i 4 fabbricati. Le vedete nelle tavole, vado a memoria, dovrebbe essere la tavola 9, vedete bene evidenziati i fabbricati che vengono ceduti e in tutte le tavole in azzurro, i fabbricati sono colorati in verde, nelle tavole sono colorate in azzurro le aree di ex sedime cedute. Il Comune cosa fa in cambio? Dicevo, la contropartita è urbanistica.
facendo uno sviluppo del possibile sviluppo edificatorio dell'area che rimarrà di proprietà del di RFI, si è fatta una elaborazione da cui è venuto fuori che sostanzialmente RFI dovrebbe dare, in caso di intervento su quell'area con quei volumi, 21.000 circa metri quadri a titoli standard urbanistici, e questi standard vengono dati sul sedime della ferrovia, quindi dei 139.000 metri quadri, 21.000 circa vengono dati a titolo di standard. I restanti 118.000 metri quadri circa vengono dati a scomputo degli oneri di urbanizzazione che saranno dovuti da RFI o chi per lei interverrà sull'area che rimane di proprietà di RFI. Inoltre viene dato a scomputo sempre degli oneri di urbanizzazione anche i quattro fabbricati di Oneglia di cui vi dicevo. Vengono sostanzialmente scomputati 2 milioni e mezzo di oneri di urbanizzazione, che non sono tutto quello che dovrà pagare il soggetto che interverrà in quell'area, perché c'è una parte del costo di costruzione degli oneri di costruzione che deve essere comunque corrisposto, e quindi una cifra molto importante, oltre all'acquisizione di queste aree, verrà versata nelle casse del Comune se e qualora, come auspichiamo, si interverrà come ipotizzato. A spanne diciamo che circa altri 2 milioni di euro dovrebbero entrare nelle casse del Comune di Imperia. Dicevo le tempistiche. Le tempistiche sono abbastanza vincolanti, nel senso che il contratto prevede degli impegni reciproci da parte di RFI e da parte del Comune di Imperia. Il contratto preliminare dovrà essere firmato entro 60 giorni dalla vendita a terzi, perché RFI farà un bando per la vendita di queste aree. Per il bando di Oneglia si impegna a farlo entro il 30 giugno, per il bando di Porto Maurizio entro il 31 dicembre 2021. Fatto il bando e assegnata l'area, entro 60 giorni si farà l'atto direttamente col soggetto che acquisirà la proprietà da RFI. Il Comune si impegna entro 36 mesi ad approvare eventualmente varianti che si rendessero necessari per l'intervento. In ulteriori 36 mesi si impegna a approvare gli strumenti urbanistici attuativi che prevede il PRG vigente in quella zona. Entro 12 mesi si impegna a rilasciare i titoli per edificare. È prevista anche una condizione che va a disciplinare l'ipotesi in cui non si faccia l'intervento urbanistico. In questo caso sono previste le tre opzioni possibili, cioè RFI non vende nulla sostanzialmente, allora il Comune di Imperia verserà nelle casse RFI 1.719.000 euro. Ho fatto i conti, sostanzialmente sarebbe 12 euro al metro, quindi pagherebbe pochissimo l'area, e addirittura i fabbricati 97 euro al metro, quindi pochissimo. Qualora vendesse RFI solo Porto Maurizio, il Comune pagherebbe 1.600.000 euro a RFI per acquisire le aree che non vengono cedute in virtù della vendita di Porto Maurizio. Qualora vendesse solo Oneglia, il Comune pagherebbe 159.000 euro a RFI. Sono previste anche delle penali, perché come tutti i contratti che prevedono delle tempistiche è corretto che siano previste delle penali. Qualora non si rispettassero le tempistiche previste, è previsto una penale di 2 milioni di euro, garantita da una fiduzione da 1 milione e 8. Sostanzialmente questi sono i termini della pratica. È una pratica, mi rendo conto, complessa, l'abbiamo vista in commissione. Se ci sono delle precisazioni che ritenete di richiedere, sono ovviamente a vostra disposizione. Grazie Assessore. Come preannunciato dal Sindaco, su questo argomento è stato presentato un emendamento che vi leggerò. I sottoscritti consiglieri comunali propongono il seguente emendamento ai sensi dell'articolo 76 vigente regolamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consigliari. Alla proposta di deliberazione è scritta al punto 2 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale lunedì 18 gennaio 2021. Dopo il punto 1 della parte dispositiva del testo proposto venga inserito un punto 2 del seguente tenore letterale: che le aree da acquisire al patrimonio del Comune nell'ambito dei giardini Winter in prossimità della stazione di Porto Maurizio vengano estese di superficie, spostando la dividende risultante dal frazionamento catastale effettuato da RFI nel tratto parallelo al fronte ovest della stazione ferroviaria stessa, fino a una distanza di 6 metri dal filo dell'edificio. Il tutto come risulta dalla planimetria dell'allegato 1, modificativa di quella corrispondente allegata alla proposta di deliberazione.
La maggiore superficie acquisita dal Comune verrà compensata attraverso il ridimensionamento di un tratto di sedime da acquisire al patrimonio del Comune, a nord della ex stazione ferroviaria di Oneglia, indicativamente localizzata in colore rosa, come da planimetria allegato 2, di larghezza tale da consentire comunque la costruzione della pista ciclopedonale secondo la larghezza prevista. Questo emendamento è firmato dai consiglieri Garibbo, Ciccione e Ramoino, che hanno la facoltà di illustrarlo se vogliono, altrimenti no, il primo firmatario è il consigliere Garibbo. Vuole illustrarlo, consigliere? Per favore, date la parola al consigliere Garibbo. Credo che il sindaco abbia espresso compiutamente quello che sono gli accordi tra RFI e l'amministrazione comunale. Credo che non ci sia nulla da aggiungere perché è stato chiarissimo e ritengo che il voto ovviamente di maggioranza sia un parere favorevole a questa pratica. Grazie consigliere. Quindi a questo punto dichiaro aperta la discussione. Si è prenotata la consigliera Marianella Ponte. Prego. Io in realtà mi sono prenotata semplicemente perché non c'è la possibilità di chiedere la parola né per le mozioni d'ordine né per i fatti personali. Quindi la modalità di prenotazione è unica e effettivamente non ci consente di esercitare nella maniera corrette prevista dal regolamento le funzioni. In effetti il signor sindaco, quando io le ho chiesto la parola, mi ha interrotta bruscamente dicendo no, adesso parlo io, evidenziando quell'atteggiamento bullizzante che ormai da mesi caratterizza il comportamento sia del sindaco che di alcuni esponenti della maggioranza, nello specifico nei miei confronti. L'intervento che volevo fare, e per cortesia se potete non far partire il tempo perché non riguarda il dibattito ma è una mozione d'ordine, riguarda i comportamenti all'interno della sala. Ricorderei che esiste una legge che prevede l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro, che le mascherine dovrebbero essere quantomeno mascherine di tipo chirurgico e non di comunità, che tutti coloro che sono qui dovrebbero attenersi a questa regola poiché siamo in zona arancione e soprattutto da parte del sindaco, che così tranquillamente sta seduto e parla senza mascherina anche quando non ha la parola, questo atteggiamento mi stupisce molto perché dovrebbe essere lui come primo cittadino il primo a dare il buon esempio. Quindi vi chiederei per cortesia magari di consultare anche il responsabile per la sicurezza dei lavoratori e colui che si occupa delle questioni inerenti proprio la sicurezza relativa al Covid. Il sindaco sghignazza, però stare 5 ore, 6 ore all'interno di una sala tutti quanti a respirare la stessa aria non è previsto come atteggiamento di protezione. Cioè le normative prevedono che tutti indossino la mascherina e io chiedo gentilmente se tutti possono attenersi alla normativa. Come vedete dal microfono nuovo e super funzionante si sente benissimo la mia voce anche se indosso la mascherina, quindi chiederei a tutti, anche quando hanno la parola, di continuare a usare come previsto dalla legge la mascherina, perché questa riunione in presenza, nonostante i plexiglass, non avrebbe neanche dovuto essere convocata in zona arancione con gli indici RT che abbiamo. Grazie. Questa è un'opinione sua, ma comunque va bene, invito a tenere la mascherina, quindi nonostante abbiamo messo i plexiglass, comunque tenete la mascherina. Dopo la consigliera Ponte si è prenotato il consigliere Lanteri. Sì, grazie Presidente. Vorrei parlare coi tempi del capogruppo, se possibile. Sì, coi tempi del capogruppo, quindi a 9 minuti. Perfetto, grazie. Allora, pratica importantissima, la ciclabile ancora di più per il tessuto cittadino, turistico, è una questione fondamentale, quindi una pratica che mi vede molto molto attento. Un anno, poco meno di un anno fa, l'abbiamo già votata questa pratica in Consiglio Comunale come versione preliminare. Mi ricordo che c'è stato il nostro voto favorevole. Se metto questa non riesco a parlare, no?
dicevo, c'è stato il nostro voto favorevole. È una pratica che io mi sta molto a cuore, che vado indietro nel tempo, ho dedicato tanto tempo della mia vita, non con Malporto, ma comunque ho dedicato tante energie. Ricordo, signor Sindaco, nel 2008 lei era ministro a Ventimiglia, ho conosciuto, che mi è stato presentato a lei, l'amministratore delegato delle ferrovie, Moretti. Da quel momento lì era iniziato il procedimento operativo con le ferrovie. Insieme a Moretti c'era il direttore generale delle strutture urbane ferroviarie, l'ingegnere Del De Vito, col quale ho iniziato, siamo diventati anche molto amici. All'epoca un percorso che è durato più di un anno, che ci ha portato nell'ottobre 2009 a sottoscrivere il primo accordo. Lo firmai io per il Comune di Imperia e l'ingegnere De Vito per le ferrovie, dove si è detto esattamente quello che poi avete fatto nell'accordo preliminare che oggi è andato a concludere, ovvero che la partita al Comune di Imperia, visto che mette in gioco delle aree importanti che devono essere valorizzate, edificate, che poteva giocarsela non a costo zero, perché il costo zero non c'è mai, però senza tirare fuori del denaro per acquisire le aree in quanto potesse essere portate a scomputo oneri. Questo lo firmammo nel 2009, poi il mio impegno in comune finì. L'obiettivo con le ferrovie già dall'epoca, quindi dal 2008, era quello di andare a redigere un vero e proprio progetto, un master plan, un piano d'area che disegnasse interamente gli spazi, in modo tale che ogni spazio fosse disegnato e si potesse capire bene qual era la trasformazione, una trasformazione della città che vale l'intera città, cioè quest'area vale di più di un piano regolatore, di più di un PUC. Peccato che non è stato fatto e ci troviamo oggi a dover decidere, parlare senza avere degli elementi progettuali, cartacei davanti. Abbiamo il Consiglio Comunale con delle belle cartografie che ci illustrano dove verranno posizionati i cassettoni della nettezza urbana e invece non abbiamo il piano d'area, il master plan di come avverrà la trasformazione sulle aree di cui oggi andiamo a parlare. Quindi sotto il profilo urbanistico una cosa assolutamente atipica, anomala. Per parlare di urbanistica bisognerebbe avere dei disegni, delle idee, dei progetti che oggi non abbiamo. Parliamo in senso astratto di questo tema, bisogna stare molto attenti perché si sbaglia molto spesso, anzi si sbaglia tantissimo con i progetti davanti. Stiamo attenti quando i progetti non ce l'abbiamo neanche e andiamo a prefigurare delle situazioni. Qui le situazioni le avete prefigurate, vi siete portati avanti, Fossati l'ha spiegato bene. Il piano regolatore dà un indice altissimo. Mi ricordo che lei, signor Sindaco, era ministro, a Moretti disse: poi faremo i conti con gli oneri, ti daremo un buon indice se ti comporti bene, addirittura le disse. Ma l'indice ce l'avevano già, era stato dato il 2 agosto del 1994 con l'approvazione del vigente piano regolatore e da un indice di 2,5 metri cubi al metro quadro, un indice da anni 60-70, non un indice che si darebbe oggi, una cubatura che immagino se andrete adesso a ragionare sul PUC potrebbe essere più alta di tutta quella che il PUC, se immagino vogliate procedere con un PUC a consumo del suolo zero, quindi parliamo di un qualcosa di veramente elevato. Quindi vi siete spinti avanti dicendo quali sono le funzioni che possono stare qua sopra. E qui è il primo punto delicato, perché a mio avviso è difficile senza un progetto, senza un'idea, andare a parlare di, senza studi, perlomeno noi non abbiamo visto questi studi, a parlare di funzioni. Vengono buttate lì delle superfici molto alte, 19.000 metri quadrati di residenza, vuol dire 200 alloggi da 100 metri quadrati, vuol dire 400 alloggi da 50 metri quadrati, quindi parliamo, è come metà delle ferriere per darvi un'idea in termini di consistenza volumetrica, quindi parliamo di cifre veramente significative. A mio avviso è veramente riduttivo e relegarle a due righe, si ritiene, scritto in questo accordo, ma ci volevano degli studi approfonditi, bisognava essere certi di non sbagliare. Dico anche che bisognava ragionare più in grande, perché le funzioni oggi non si riducono solo al commercio e alla residenza, ci sono delle funzioni chiaramente non industriali, non produttive, ma che possono dare prospettive di lavoro, di occupazione, che possono dare prospettive turistiche, che a mio avviso con questa fretta non sono state prese in considerazione.
Quindi, visto che non si è fatto nulla, a mio avviso sarebbe stato più opportuno rimandare alla fase progettuale anche la scelta delle funzioni. Immagino che vi abbiano messo pressione, perché loro, per poter quantificare la cosa, hanno bisogno di avere dei parametri, però questo, ve lo dico, ci porterà, ce ne accorgeremo tra 4, 5, 10 anni, a fare dei grossi errori. Il secondo problema è di natura contrattuale. Di natura contrattuale, perché andiamo anche qua a dire, se non avviene un qualcosa, l'ha spiegato molto bene Fossati, Giuseppe, sei stato chiarissimo, succederà questo. Il problema è che quel qualcosa che deve avvenire non è prevalentemente il compito del Comune. Il compito del Comune ormai l'avete ben individuato. Il compito è delle ferrovie di vendere. Vediamo che oggi non si vende quasi nulla. Tutti i beni pubblici che sono stati messi all'asta negli ultimi 10 anni, le aste sono quasi sempre andate deserte, perché il mercato immobiliare fa fatica, il mercato immobiliare non tira. Quindi dire, se tu ferrovie non riesci a venderlo, io a quel punto lì devo tirare fuori i soldi e pagarti, è una cosa anomala, perché non si può mettere in capo al Comune una condizione rispetto a un qualcosa che devono fare le ferrovie, perché l'asta la fa le ferrovie. Vice Sindaco, chi determina il prezzo dell'asta è il soggetto più importante, preponderante, perché io vi dico già subito, senza temi di smentita, che se le ferrovie dello Stato lo mettono all'asta a 100 milioni di euro non lo compra nessuno, se lo mettono all'asta a 2 euro lo compro anch'io. Quindi bisognerebbe capire quanto è. Quindi le ferrovie da quel momento lì prendono il gioco in mano, e se non riescono a venderlo il Comune dovrà pagare questi circa 2 milioni di euro che avete previsto qua sopra, sono previste anche delle penali, quindi a mio avviso è una procedura pericolosa. Io vi consiglierei invece, ma veramente lo dico, signor Sindaco, non è il Luca rancoroso che lei magari pensa, è Luca Amico che vi vuole aiutare. Eliminatelo questo passaggio. Sarebbe meglio dire, va bene, ti diamo 2 milioni di euro, li metteremo a bilancio tra 2, 3, 4, tra 5 anni, quando ritenete opportuno, negli accordi che ho fatto con loro, ma poi la partita urbanistica andatevela a giocare serenamente, andatevela a giocare potendo dire anche no se le cose non dovessero funzionare. Anche perché tenete presente che oggi ragionate con le ferrovie, quindi con un soggetto pubblico, con un successo, è una società per azioni, ma comunque è un soggetto che dà certe garanzie di ragionamento, di colloquio, ma un domani le ferrovie lo vendono, lo compra un costruttore, lo compra il primo palazzinaro, può comprarlo un palazzinaro di Roma. Stiamo attenti, signori, a non cadere in questo errore, che può essere veramente pericoloso. Quindi io veramente, ma con spirito di collaborazione e di amicizia, vi inviterei su questa pratica qui a prendere 10 giorni di tempo e ritornare in Consiglio Comunale, perché è veramente troppo, troppo importante e si rischiano di fare degli errori. Ho ancora 20 secondi e concludo. C'è ancora un aspetto poi di carattere urbanistico. Andate a compromettere tutte quelle che saranno le valutazioni che volete andare a fare nei prossimi mesi, nei prossimi anni, Vice Sindaco, mettendo già queste funzioni. Dico di più, rischiate di andare veramente a pregiudicare in negativo quelle che saranno le linee guida, quelle che saranno le volontà vostre di intervento a livello di pianificazione generale, a livello di PUC, perché se quando andate a pianificare il PUC vi accorgete qua sopra di aver fatto un errore, siete nelle mani di un contratto che vi vincola, che vi mette in difficoltà, ma ancora di più potrete essere costretti a gestirvi con avvocati e con legali della controparte, che non saranno i legali le controparti delle ferrovie, ma saranno i legali della controparte del soggetto attuatore nuovo che arriverà, di chi avrà comprato l'area, che, lo ripeto senza termini di smentita e di sbagliarmi, sarà un costruttore, un palazzinaro che farà nel modo più forte e pesante il proprio interesse. Grazie. Grazie al consigliere Lanteri. Un avvertimento che giustamente mi ha fatto notare dalla regia: coloro che parlano come capigruppo, quindi anche se non sono capigruppo ma che parlano col tempo del capogruppo, una volta terminato l'intervento non devono schiacciare il pulsante, perché altrimenti interrompono completamente il tempo. Ci pensa la regia a interrompere il tempo, perché poi appunto possono spezzare anche l'intervento in due, quindi se avessero del tempo che gli rimane non devono schiacciare, perché schiacciando il pulsante azzerano il tempo. Quindi questo naturalmente solo per i capigruppo, coloro che parlano coi tempi del capogruppo, perché i consiglieri comunali hanno 5 minuti e hanno 5 minuti fissi, che li consumino o non li consumino.
Allora, dopo il consigliere Lanteri si è prenotato il consigliere Abbo, che immagino parli come capogruppo. Ok, quindi quando ha terminato non schiacci il pulsante e ci pensa la regia. Eccomi. Buonasera, Presidente. Il consigliere Abbo però non ha 15 minuti, ma ne ha 9. Consiglieri assessori, buonasera. Dunque, pratica molto importante, pratica che mi è molto cara, perché la trattativa con RFI è stato un oggetto importantissimo della mia attività amministrativa. In realtà correggo il sindaco, correggo il consigliere Lanteri, la pratica non è iniziata nel 2018, ma è iniziata nel 2016, perché l'11 maggio del 2018... 2008. Ok, sì, sì, ok. Non sento niente. Va bene. D'accordo, Presidente, allora chiedo che mi riazzeri il tempo. Grazie. Grazie, signor Sindaco. Perfetto. Dunque, me ne sto qua nel mio cantuccio col senza mascherina, così almeno non disturbiamo. Dunque, la pratica, l'accordo con RFI è nato nell'estate del 2000, ha iniziato il percorso nell'estate del 2016 per il rilascio delle aree, per la presentazione del progetto per la partecipazione al bando periferie urbane. Il primo documento, il primo accordo è stato ovviamente puramente indicativo, ma che era un documento fondamentale perché è stato allegato alla domanda, è stato siglato nell'agosto del 2016. Poi arrivare a maggio del 2018 con quell'accordo firmato tra tutti i comuni che facevano parte delle aree rilasciate, c'è stato un percorso di interazione con RFI che è continuato. Quindi voi avete preso e avete continuato questo percorso di trattativa con una continuità che quindi mi fa ben sperare. Io sono molto, spero molto che questo progetto veda la luce nel modo migliore possibile. Quindi ben venga il completamento di questa pratica. Purtroppo ci sono alcuni aspetti che non mi convincono. Allora dico subito che l'impronta che avevamo dato ai tempi era: volevo assolutamente non finire nell'errore Area 24. L'errore Area 24, secondo me, è nato essenzialmente dal fatto che gli enti pubblici non devono fare gli imprenditori. Quindi una società costituita per prendere tutte le aree con l'ipotesi di valorizzarle, si è visto cosa ha fatto. A distanza di 20 anni siamo ancora qua. Invece la funzione che voleva esprimere l'area andava benissimo semplicemente per la ciclabile. Per cui di queste modifiche che poi sono state fatte dall'amministrazione, l'idea di acquisire dei fabbricati per 1100 metri circa di superficie è un'idea che non mi trova d'accordo. Perché i fabbricati cosa ne dobbiamo fare del comune? Il comune come personale ne ha sempre meno. È lo stesso ragionamento che fu fatto con l'ex APT, avete voluto acquisire quell'immobile. Il comune deve fare funzioni per il territorio, non deve fare l'immobiliarista, quindi non sono d'accordo. Perché il rischio poi qual è? Che intanto ci vorranno non tanto per comprarlo, quanto per trovare funzioni e riqualificarlo, tante risorse, risorse umane, che il comune comunque ha dei dirigenti che devono fare altre cose, non seguire progetti di sviluppo immobiliare. Quindi questo proprio non mi trova d'accordo. Poi dirò anche una cosa, un dettaglio, ma l'idea di legare tutti i comuni del territorio, quindi l'accordo con RFI fu fatto con tutti i comuni del territorio, con Imperia come capofila, ci fu chiesto dalla regione e noi ben volentieri abbiamo fatto la capofila, e sarebbe stato meglio portarseli dietro tutti fino in fondo, perché se scendiamo un po' dal campanile potremo capire che il territorio è tutto valorizzato da un asse del genere ciclabile. Quindi che l'accordo comprendesse anche gli altri comuni, secondo me è un valore aggiunto, però avete voluto andare da soli. Allora, dico alcune cose veloci, le ha già dette in parte il consigliere Lanteri. Sì, la trattativa non mi sembra una gran trattativa, temo che RFI vi abbia strapazzato per benino, perché 1.800.000 la paghiamo se per caso loro non riescono a vendere. Se loro riescono a vendere, comunque scomputiamo oneri per 4 milioni.
4 milioni non sono bruscolini, è vero che sono soldi virtuali, ma non sono bruscolini. Non abbiamo nessuna funzione di arbitro, perché abbiamo voluto metterci la maglietta da giocatore e andare a fare l'immobiliarista anche noi. Dovevamo stare fuori dalla partita e fare solo l'arbitro, come diceva giustamente Lanteri, sugli aspetti urbanistici, perché quella è un'area fondamentale. Io invito l'amministrazione a cercare di ragionare bene su che limiti dare agli eventuali futuri sviluppatori di quell'area, su cosa fare e cosa non fare. Poi noto anche che avete bevuto la fideiussione. Allora, la fideiussione mi sembra quasi ridicolo, perché come può pensare una società privata, un RFI, di chiedere una fideiussione al comune di Imperia? Una fideiussione abbiamo fatto firmare. Questa mi sembra una follia, per cui o non avevate potere contrattuale o ve lo siete speso male o in altre cose, non lo so. Con tanto di penale, perché c'è pure una penale di 2 milioni se per caso il comune non riesce ad adempiere ai suoi obblighi. Tra i suoi obblighi c'è anche quello di fare la variante a Porto Maurizio. Bene, la variante a Porto Maurizio se ne parlava già nel 2016, se ne è parlato nel 2018, siamo nel 2021, in questi 2 anni e mezzo si poteva anche fare qualcosa, invece vi prendete ancora del tempo, speriamo che... Ovviamente qui un errore, un dirigente che ha mal di pancia non riesce a fare gli atti nei tempi dovuti, un qualunque scivolone che ci può stare da parte vostra nel percorso, vuol dire una penale di 2 milioni. Quindi il comune che si è fatto mettere la fideiussione e la penale, mamma mia, siamo un comune, non siamo dei delinquenti scappati di casa. Per cui mi sembra veramente, non mi sembra che questa conclusione della trattativa sia andata per il meglio. Ho ancora un paio di minuti, eventualmente me li tengo. Grazie. Grazie consigliere Abbo. Dopo di lei si è prenotato il consigliere Saluzzo, che ha 7 minuti. Chiedo l'intervento, se dicevamo l'importanza della pratica, evidentemente questa è una delle pratiche più importanti per la città di Imperia, per il futuro e per lo sviluppo, diciamo, della nostra città. E in linea di massima, diciamo, il mio gruppo non ha nessuna contrarietà a una definizione di quell'accordo che era iniziato, come hanno già detto quelli che sono intervenuti prima di me. Condivido e ho apprezzato molto l'intervento del consigliere Lanteri, tranne su un passaggio che devo dire, secondo me ha fatto un errore, perché a 2 euro non lo compreresti neanche tu quel terreno lì, perché con quello che c'è da pagare di IMU oggi quel terreno lì non si vende né a 2 milioni né a 2 euro e manco regalato. Secondo me, detto questo, diciamo, l'intervento era, mi è piaciuto molto. Quindi dicevamo, assessore, vice sindaco, bisogna essere molto precisi su questi accordi, perché abbiamo già delle esperienze che sono andate poco bene. Riassumendo le cessioni, abbiamo detto che sono 139.000 metri di sedime ferroviario, 33.000 metri di terreno a Oneglia, 16.000 a Porto Maurizio e 4 fabbricati per circa 1.000 metri. Intanto le chiederei se è possibile capire esattamente quali sono questi 4 fabbricati, ma le domande le faccio tutte alla fine. La contropartita è il riconoscimento di standard, extra standard e oneri concessori per le future costruzioni che realizzerà chi acquisterà gli immobili che rimarranno al momento ad RFI che si impegna appunto a vendere. Per non ripetere quello che hanno già detto i consiglieri Abbo e Lanteri, io le porrei qualche altra questione. Ad esempio, il valore degli scomputi. Io, facendo i conti della serva, vedo che per quanto riguarda il terreno sono 16 euro a metro quadrato, mi sembra corretto. Gli scomputi su Oneglia sono anche abbastanza facili da fare, nel senso che a Oneglia c'è un PRG, prevede una certa volumetria, voi avete dato delle indicazioni sulle destinazioni d'uso. Su Porto Maurizio è un pochino più difficile, perché il PRG lì non prevede nulla, quindi si prevede di fare una variante che prevederà certe destinazioni d'uso per circa 2.500 metri quadrati di turistico residenziale.
E le domande, quindi, che mi vengono spontanee sono queste. La prima, la più semplice, è esattamente quali sono i quattro fabbricati, perché io credo che alcuni di noi lo sanno e l'hanno capito, alcuni di noi secondo me possono aver preso anche qualche cantonata, perché in tutti gli allegati ci sono scritti, c'è scritto sono quelli dell'allegato A colorati in verde, l'allegato A non esiste, c'è un allegato B e io immagino sia quello, però bisognerebbe essere precisi su queste cose. Anche perché in verde, lei citava la tavola 9, ce n'è la tavola 1, ce n'è un altro. Allora non vorrei, ma è solo per capire esattamente, perché qui bisogna essere veramente precisi.